Buonasera a tutti, benvenuti alla Casa Italiana Zerini Marimò della New York University. In particolare benvenuto ovviamente al nostro ospite d'onore stasera, il professor Calabrò, che è il poeta con cui iniziamo la nostra serie. As you know, this is part of a series that we decided to dedicate to contemporary poetry. It will see the involvement of both American and Italian poets, critics, musicians, and it's going to start tonight, and it's going to close at some point in the month of May with the participation to the series of Robert Pinsky, who is three times Poet Laureate of the United States and the translator of Dante's Inferno, among many other things. I would like to say that, first of all, this series was intended as an homage, but being a person very much alive and active, we didn't want to put it in writing, but it's an homage to Paolo Valesio. Paolo Valesio is the Giuseppe Ungaretti Professor of Italian Literature at Columbia University, that in theory is our competitor. But I believe Paolo started his career here at New York University, and for a quarter of a century he taught at Yale University. And he is a professor who devoted his life to criticism, literary criticism, at the highest level, and at the same time to poetry, both to his own poetry, and we are going to dedicate an evening of this series to his most recent book, but also to the promotion of contemporary poetry by other authors. And I understand that he's about to retire from his position at Columbia, and I thought this was a good way to celebrate all the incredible things that Paolo has done in his career, both as a professor and as a poet. This was also done in cooperation with the journal that Paolo directs, Italian Poetry Review, and with the invaluable help of Patrizio Ceccagnoli, who is a PhD graduate from Columbia University and who now teaches at the University of Massachusetts in Amherst. And really, we put together all our ideas, all our energies, to bring a sort of a vast array of choices with everything that has to do with contemporary poetry. And I would also like to thank the Consul General of Italy in New York, Minister Pintavalle, for the support to this initiative, and Deputy Consul General, Laura Aguilar, who generously offered the reception in which we're going to partake upstairs after the reading. And I also would like to remind you that there are books for sale. This is the center of the attention for this evening. This is the book, the volume with the English translations of the poems by Corrado Calabrò. And you have a chance to buy a copy if you want at the entrance, at the end of the program. And Professor Calabrò will be willing to sign them for you. We also have the fortune of having with us Dave Johnson, right there, who is a poet and a playwright. His books include Baptized to the Bone, and Dead Heat, Marble Shoot, and Sister, Cousin, Aunt, Sorella, Cugina, Zia. The interesting point about Dave Johnson is that he's a poet and a playwright. And he's a poet and a playwright whose path has crossed Italian culture in several different ways, among which, most recently, the translation of a theatrical adaptation of Roberto Saviano's Gomorra into English that was actually staged here in New York. So he has a long-standing interest for Italian theater, Italian poetry, and we're very grateful to Dave for his presence with us tonight. The evening is full of things. There are going to be readings in Italian, readings in English. There is going to be a conversation, of course, with the author. I don't want to take away any more of your time. And I would like to invite Professor Paolo Valesio to come to the podium and introduce the evening, our author, and maybe say something about the series. Thank you all very much for being here.
moltissimo per questo grande onore che ricevo. Avevo scribacchiato alcuni appunti in italiano, ma penso che passerà all'inglese. Vorrei solo restare sull'italiano per i ringraziamenti doverosi. Questa, come credo Stefano abbia già ricordato, questo evento, questa manifestazione rientra nell'anno della cultura italiana, a New York, negli Stati Uniti in generale, e credo che questo sia un fatto da sottolineare. Sono grato alla console generale per la sua presenza, sono gratissimo a Stefano Albertini che ha avuto l'idea di questa serie, e ringrazio anche a nome del condirettore della rivista Italian Poetry Review, Alessandro Polgri di Fordham, e in particolare grato a Patrizio Ceccagnoli che ha veramente preso in mano energicamente ed efficientemente questa serie. Io non ricordo una serie di questo tipo, con questa ambizione, con questa vasta prospettiva sulla poesia italiana, non la ricordo nei miei anni finora a New York. Penso che sia un evento abbastanza singolare e importante. In my very brief informal comments, I'll go through two or three general points that I think may serve to introduce the event in more general context. It's a cliché by now, cliché-ish question to ask, dove va la poesia, where is poetry going? And the answer of many of my friends, especially the young ones, I'm sorry to say, is poetry is dead. I would say poetry is dead, long live poetry. Poetry, in my humble opinion, has never been so lively and never been so present in the world. But I think that when we say poetry is dead, we really mean to say that we are at an important point and that we are anxious about its survival. So it's actually not as apocalyptic as it sounds. What is poetry in the city? Poetry in the city evokes to me one of the great modernist masterpiece about a foreign, say, poetry in New York. Il poeta in Nueva York by Federico Garcia Lorca. It may evoke also more mundane television title. And I don't think poetry should disdain that. I think poetry is not puristic. Poetry should welcome any echoes or allusion to the world of the senses, to the world of ideas, to the world of life. So this is a series about discussions and readings of contemporary poetry. What does this mean for us now? There is an expression that even in thinking Italian, I had to think it in English because it is very useful. Poetry is as poetry does. That is, we could say in Italian, but it would sound more abstract. La poesia esiste nei luoghi e nei modi dove effettivamente si fa. Which means that really the time is past, I think, for a priori definition, for ideological programs, for schools of poetry and movements of poetry, and in general slots of a social, political, ideological nature in which to fit poetry. I think this is all past us. This is, of course, a subjective point that may be called into question exactly starting with this evening, but this is the idea. We do not have a set ideological program for the series. My personal hypothesis goes even further, and I underscore my personal hypothesis. Poetry does not serve society, it does not serve rationality or reason. It serves the heart of the single person and the heart of the world in what perhaps lies beyond and above these two hearts. At least this is the perspective in which I look to and listen to the poets in this series. One other, and the last, personal hypothesis is that I know some of my more interesting colleagues do not fully agree with, but I believe that the proof of the pudding, if you allow me, the verifica della poesia lies in his being read, recited, aloud, preferably by the author of the original text and the author of the translation, although it may not always be possible.
Stefano kindly quoted the journal under whose aegis, so to speak, this series is organized, Italian Poetry Review. It started as a journal at Yale called Yale Italian Poetry, and lasted about 10 years, from 1997 to 2005, and now it's hosted at Columbia by the Academy of Italian Studies, the Italian Academy for Advanced Studies at Columbia, and by Fordham University, that I mentioned. It is a review of a plurilingual review, meaning that it publishes in English and Italian as the text warrants. It's a review of creativity and criticism, poetry and poetology, if you want to use a somewhat pompous term. And it is interested in all the periods of Italian poetry, articulated into several sections, and it tries to establish, that's the idea, tries to establish a dialogue between specialist and non-specialist readers of poetry, generally the educated public of poetry. And it looks at the Italophone, or Italophonic Italian literature, from its origins to the hyper-contemporary works, like poetry today, and is interacting with other artistic languages in Italy and outside of Italy. The first poet, I don't say representative, I don't think he represents, and if he represents himself, as a poet should, is Corrado Calafro. I have a few thoughts about Corrado Calafro, because would leave to Patrizio to hold a more extensive talk with him. A very few thoughts. Corrado Calafro was born in Reggio Calabria, and as he says, sulle rive del mare, it is not a useless specification. He's the author of about 18 volumes of poetry, starting with Prima Tesa in 1960 to Dimmelo per SMS in 2013. Also the novel and various critical essays. He holds a couple of lauree honoris causa, but he's also a law scholar, a specialist in labor law and administrative law. He has held very important charges in the magistratura, quoted in Italian because I don't know exactly the English equivalent of that, including Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, and so forth, and numerous charges in the public administration. The most interesting perhaps for us, I mean, as poets and writers, is Presidente dell'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni, the position he held until last year. Now, my question, and I think Dr. Ceccagnoli will go further in that, but my question is, how do we interpret this curriculum vitae? I mean, curriculum vitae are often the object of a rather flat recitation of dates and honors and so forth. What does this all mean? Well, to me, what interests me most in Calafro is that his poetical production is not a kind of vacatio, a kind of digression, a kind of secluded oasis with respect to his more onerous, say, duties. Very often, great professionals, and there are great professionals in Italy, writing optimal poetry, physicians, lawyers, and so forth, presented with a certain shyness, as something that is on the side, almost like a hobby. This is certainly not the case of Calafro. Calafro has developed a strong parallel activity in both fields, and I think this is part of a tradition that is not a humanistic tradition, a fully humanistic tradition that is not exclusively Italian, but certainly is peculiarly Italian. The great professional who is also poet. What I would not presume to define in a few words Calafro's poetry, but I think really this Riva del Mare idea is basic thematic nucleus. It is also a love of poetry. It is a poetry, it seems to me, and here I begin to say things with which Corrado Calafro could disagree. It's a poetry of a very compact world, an almost self-contained world, a world that doesn't seem to question his notion of happiness. And this compact world is reflected in the compactness of the metrical form, the poetical forms of Corrado Calafro. I'd like to go back to
piece in a moment, with a kind of insistent, almost merciless beat of the indica syllable, the Italian equivalent of the black verse. But perhaps that by Calabro is more than a Riva del Mare poetry, more than a love poetry. It's a kind of epos in which the personal adventures are projected on an astral, sidereal background. The long short poem Roaming in one of his latest book is a proof of that. It's a meditation on the stars, nothing else. Also, Calabro is, and again, you may or may not agree with that, a poet of traditional forms, a readable poem, a poet of readability. I say this in a descriptive tone. It's not neither saying that it's good, neither saying that it is a very readable poet. In this fluency of the endecasyllabi of Calabro, I noticed, if I'm not mistaken, some moments in which he feels the need to vary it. For instance, he breaks the endecasyllabi into very short verse, very virtuosistically, the shortest verses possible in Italian, in the four-syllable and the five-syllable verse. Below that, it is not recognizable as a verse. And this is an interesting fact. At times, I will give you only one example, which I hope won't be shocking, but one example of how he, I think, in a vertiginous, brusque way, goes from a kind of early traditional tone, I mean a hermetistic, gentle tone, to something more modern and, to my mind, more interesting. I refer to two lines from his book Blue Maratea, that I find one of the most interesting ones. Two lines that I won't try to translate in English, but I think they are clear enough. Le ragazze s'affacciano ai balconi, premendo il pube contro la ringhiera. Now the first line could be Quasimodo. Le ragazze s'affacciano ai balconi, it's a hermetic, gentle notion. The second one is kind of more physical, and I think is what I'm interested mostly when I read Calabro. One of the other elements that he has, and that made me think of one of my main interests, that is the historical avant-garde poetry, futurism, and so forth, is his interest for neologisms, for lexical formation of a singular kind, zagagliare, autolatra, eccedentaria, transfluenza, and so forth. I think that varies, animates the tone of his poetry. I hope Patricio will ask him what does the title of his English collection mean, because I'm not sure. A life on its own line. I would like indirectly to ask Calabro about the meaning of that. And this is all, basically. To me, the poem that I most liked, a poem that I don't think has been translated, a very violent poem, and possibly a shocking poem that I will not try to read, because it's too long for other reasons, is called L'esorcismo dell'arciusurgiu, as you can hear a kind of Sardinian, not Calabrese sound to me, a virulent poem that I think has a denuncia genealogy about a rather aggressive and desperate set of moves with a woman, with an anonymous woman. I find this, to me, the most interesting vein in Calabro's writing. These are, as you have heard, very impressionistic impressions, and like any also teasing out, if you want, of Calabro, agreements or disagreements. At this point, I think, if I remember what we decided to do, that to give an idea of what this is all about, we will hear the words of the poet in the voice of the poet, and then we'll switch to a more, say, metalinguistic conversation. So I lascio la parola al poeta. Thank you. Sei apparsa sul mio sentiero come una nuvola fredda che in un istante è grande quanto il cielo. Lo stesso rischio. Razionalmente, certo, il mare è un rischio, ma io non l'ho mai sentito come tale.
Il mare va preso come viene, così con la sua stessa inconcludenza, portando verso il petto ogni bracciata un'onda lieve che non si trattiene. Non c'è altro senso nel tendere al largo, dove l'acqua è mirata dal tramonto, se non di tenere la cadenza fino a quando stramazzano le braccia e spegnere nel mare il desiderio di raggiungere a nuoto la soglia che segna il limitare a un nuovo giorno. Se allora ci si gira sopra il dorso come pesci spada dissanguati, agli occhi gonfi d'acqua indeboliti, spalanca il cielo la sua occhiaia vuota. Ma il corpo sta sospeso in una maca che lo sorregge come si è riamati nell'età antecedente alla ragione. Passata quell'età, l'amore è un rischio infido quanto più ne ragioniamo. Al mare si va incontro come viene, in una illimitata inconcludenza, sentendosi lambire ogni bracciata da una carezza che non si trattiene. È una scommessa tutta da giocare, fino alla sua estrema inconseguenza. La cosa più penosa è far le mosse sulla battigia, invece di nuotare. Sotto le palpebre, il mio oroscopo passa, poiché alzerai le palpebre, per il tuo primo sguardo del mattino. Così attraversa l'aurora il nuovo giorno. Ma più che mai, dall'inizio mi manchi come l'acqua alla sete del deserto. Mi manchi quando ti cammino a fianco. Non vanno nella stessa direzione, se non per breve tratto, due treni su binari paralleli. Mi manchi quando suono con un'altra, come manca la freccia alla ferita che per la sua estrazione si dissangua. Ogni giorno mi manchi, in ogni dove, perché all'assenza di te non c'è un altrove. Password. Abbassa le difese immunitarie contro l'amore l'averti consegnato la mia password. E infine voglio leggere una poesia che è un po' una scommessa nella scommessa, perché adopera un linguaggio che apparentemente più antipoetico non potrebbe essere. Il linguaggio che usiamo ogni giorno nei nostri cellulari che sentiamo qui, il linguaggio automatico freddo. Ho voluto fare questa sfida e a giudicare dei ragazzi delle scuole ha funzionato. Vediamo se ha anche un'accoglienza più vasta. Chiamata non risposta. Chiamata non risposta, ok? Per altre informazioni, premi 5. 10 cifre. E lei? Nessun messaggio. Chiamata non risposta, vuoi chiamare? Certo che voglio chiamare. Anche se chi ha amato altre volte fuori tempo è come un daltone dal semaforo, non sa mai qual è il segnale giusto, deve guardare cosa fanno gli altri. Per chiamare premi il tasto ok. Beh, non è semplice quando si è anta parlare all'impronta di se stessi come fanno i ragazzi al telefono, ci vorrebbe un codice segreto. Richiamo fallito, richiamare non risponde. Eppure sarà apparso il mio numero, credo, sul display. Richiamo automatico, ok? Ok, ok. Solo 7 trilli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non c'è stato il settimo squillo. Né io né lei abbiamo detto pronto. Grazie. Un
cosmopolitan. Pensavamo a un cosmopolitan quando abbiamo scelto il titolo della serie poetica di questa primavera, ma soprattutto a Lorca, il grande poeta che soggiornava a Columbia, a Columbia University, quando scrisse il libro a cui più volte alluso questa sera. Io stesso ho studiato a Columbia con il professor Valessio e non me ne lamento. Ma se c'era un buon motivo per venire downtown, oltre ai Cosmopolitan, erano gli eventi organizzati dal direttore Albertini alla Casa Zeri di Malmö. Sempre con eleganza, curiosità e versatilità si è contraddistinta forse la Casa Zeri di Malmö è l'istituzione di cultura italiana più dinamica e più importante di New York, diciamo. Si è cercato un vice direttore. Detto questo, non voglio rovinare in realtà l'incanto della fonè della parola detta dall'autore, però oltre la captatio benevolenza. In benevolenza iniziale, sono molto onorato di essere qui, immagino come contributore della rivista Italian Poetry Review, che ospiterà le mie traduzioni del dottor Calabrò nel prossimo numero, e colgo l'occasione per ringraziare tra il pubblico il mio amico e collega Steve Baker, senza il cui operato la rivista non potrebbe continuare ad esistere, diciamo, quindi lo ringrazio molto, e anche a nome del professor Valessio. Però mi collego all'introduzione del professor Valessio e per lasciar parlare il dottor Calabrò, che più volte in alcune sue interviste e dichiarazioni si è riferito alla propria vita per spiegare in un certo senso una bipolarità, se non un bipolarismo che la contraddistingue, al quale ha alluso anche il professor Valessio nella sua introduzione. Mi riferisco a quel dualismo tra riconducibile alla fase adolescenziale della giovinezza di Calabrò, in cui la sua vita era scandita dall'alternarsi delle stagioni della natura, che è un elemento imprescindibile della sua poesia, e soprattutto si contraddistingueva come divisa in due sfere, due momenti ben distinti: quello dell'inverno, dell'anno scolastico, della città, della vita, degli obblighi, del dovere, con un padre severo, i fratelli maggiori che erano un modello di riferimento, e invece il periodo estivo, contrassegnato da una grande libertà, da uno zio amante della caccia, dei cani da caccia, delle donne, soprattutto dal mare, del gite in barca. E questo dualismo, questa polarità delle stagioni della vita del poeta contraddistingue forse anche in un certo senso la sua figura umana e la sua scrittura. E volevo che magari lei potesse continuare anche con qualche aneddoto, con qualche ricordo, rispondendo anche alle provocazioni del professor Valessio su questa linea, se crede. Consentitemi di premettere solo brevissimamente, vorrei farlo effusamente, due parole di ringraziamento al direttore Albertini, che dirige con prestigio questa istituzione d'eccellenza, al professor Paolo Valessio, che è il nome tutelare di questa sequenza, e due cari professori che mi fiancheggiano, Patrizia Cecagnoli e David Johnson, e a ciascuno di voi, perché il poeta in realtà parla anima ad anima a ciascuno individualmente, e anzi il tuo suo messaggio intanto ha valore poetico in quanto è atteso interiormente, magari inconsciamente, dal lettore, dall'ascoltatore, altrimenti non interagisce, non funziona, e occorre che sia accolto con empatia, con simpatia, che ci si metta sulla stessa lunghezza d'onda,
che si crei una risonanza di stati d'animo, solo allora la poesia funziona, altrimenti resta chiusa in se stessa, resta inerte e inaridita. Ci chiedeva prima il professor Varesio quello che ci chiediamo tutti, che dappertutto mi sento chiedere, ma la poesia è morta, e la poesia... Beh, secondo me io posso essere più aggressivo, più unilaterale, non mi preoccupo, non mi sono mai preoccupato molto, ma adesso più che mai sono fuori del bene e del male, e non mi preoccupo molto di come gli altri potranno valutare queste mie parole. La poesia mi ha tentato di ucciderlo, per reagire giustamente alla retorica, alla sovrabbondanza, si sono rifugiati in certi cerebralismi, in certi giochi di parole, in certi compiacimenti di artifici che sono la negazione della poesia, la quale richiede sì una sua misura, una misura dell'incommensurabile, ma deve essere una misura interiore, un filtro interiore non imposto dall'esterno. E solo in questo modo può la poesia fermare quell'attimo di suggestione incredibile, perché la poesia passa come un'ala che trascorre. Nella casa di poesia, della poesia, la stanza più grande è la camera d'attesa. E magari si attende per anni prima che venga un verso che sia poesia. Guai a scambiare la versificazione, anche abile, intelligente, sofisticata, con poesia. No, la poesia ha bisogno di un lievito interiore, come il pane per montare ha bisogno del lievito. Il poeta deve essere ingravidato dalla ispirazione, deve poi avere la tecnica, perché la poesia passa in un attimo, e se non hai la tecnica non la fermi nella sua espressione. Non è che come in un romanzo puoi pensare prima così la trama e poi svilupparla, anche se fino a un certo punto, perché il vero romanzo, opera d'arte, si sviluppa da sé, come diceva Wagner delle sue opere. Ma è come un calciatore. Il calciatore deve essere in perfetta forma fisica, ottimo palleggiatore, controllo della palla, eccetera. Dopodiché magari questo ottimo giocatore in partita non farà un assist né un tiro in porta degno di questo nome. Ci vuole un momento di ispirazione, ma se non è preparato non coglierà la palla al volo per indirizzarla nel modo giusto, con la giusta torsione del piede, del corpo, quella e quella sola, che in un attimo ci vuole. Ma veniamo alla mia personale esperienza. Sì, io ho vissuto una vita dissociata, ma già la mia infanzia era dissociata. Avevo un padre molto esigente, anche perché la mia famiglia aveva avuto delle vicende, l'avevano portate dalla grande agiatezza a difficoltà economiche. Avevo ad esempio nei miei fratelli e sorelle che ogni anno conseguivano la media dell'8, ma del 9, e poi saltavano le classi d'estate. Anche io dovevo conseguire la media dell'8, altrimenti secondo mio padre d'estate avrei dovuto riparare, e la conseguivo anche quella del 9, ma d'estate non ne volevo sapere io di studiare, di saltare classi. L'estate era il mio ambito di libertà. Avevamo una casa ai bordi del mare, in questo paesino focale, che è solo a 15 km da Reggio, oggi si percorre in macchina come niente. Allora era un po' come Macondo, perché la vita era indietro di secoli. C'era il pastore con la sua capanna, con le galline dentro, i porcellini d'India, c'era tutto un altro mondo. E lì io vivevo, da quando finiva la scuola, a metà di giugno, fino a metà di ottobre, spesso solo, perché mia madre e mie sorelle venivano solo nel mese di luglio. Mio padre veniva il sabato pomeriggio e poi ripartiva il lunedì mattina. E lì la libertà era completa. Io uscivo a pesca con il pescatore la notte, uscivo di giorno in barca a vela, facevo grandi nuotate solitarie e andavo a caccia a 11-12 anni con fuciletto, prima calibro 32, poi calibro 28, e 11 cani da caccia, che erano in buona parte di quel mio zio colonnello di cui parlava prima Patrizio Cecagnoli. Ecco, questo mio zio era molto trasgressivo, ha avuto un'infinità di donne nella sua vita, 4 medaglie d'argento, gareggiava a Piazza di Siena,
La sua vita era una scommessa continua, come se sfidasse la morte a ogni momento. E su me esercitava una grande suggestione, francamente, si contrapponeva un po' alla compassatezza, alla rigidità della mia famiglia. Era un po' il segno della libertà. Beh, l'estate era questo il mio ambito di libertà, in cui facevo quello che volevo. Tra quello che volevo c'era anche la lettura, ma di quello che sceglievo io. Mio padre era terza elementare, ma era costretto a imparare lunghissimi brani a memoria dei Promessi Sposi. Io a 15 anni mi dilettavo di leggere quello che volevo, e c'era anche la relatività in persona divulgativa di Einstein, in questo che fin da allora sono appassionato di astrofisica. E tuttavia, pur godendomi questa libertà, mi accudiva una colonna, una contadina che stava in una casa accanto, e innanzitutto certe notti, quando scendeva il buio, allora non c'era un lampione vicino alla casa, e quando scendeva il buio era veramente come un catino di pece in cui si immergeva la casa. Ma quando c'era la luna, traspariva questa luce dalle fessure delle finestre della porta, che non erano mai ben connesse. E sta casa era sulla borda, sui bordi del mare, e in autunno le mareggiate arrivavano fino a smuovere la pietra che ne formava la soglia. E nei certi pomeriggi io stavo seduto sulla spiaggia da solo, ragazzino, e allora sì, mi veniva la nostalgia, della mamma, nostalgia di altre cose, però soprattutto un desiderio di vedere ampliarsi l'orizzonte. Vedevo le navi che si allontanavano nello stretto, e via via si rimpicciolivano fino a essere ingoiate nell'acqua, e io stavo lì, le guardavo, avrei voluto seguirle in barca, a nuoto, in qualsiasi modo, pur di vedersi, di vedere aprirsi dinanzi a me l'orizzonte come unico orizzonte, come unica soglia al nuovo giorno. E le navi mi davano questo senso di libertà, non il treno che era costretto sui binari, non le poche macchine o carretti che passavano, perché le strade ci costringono ad andare dove esse sono tracciate. Il mare invece, con un colpo al timone, si può cambiare rotta in qualsiasi momento. E fu allora che nacque questa mia pulsione alla poesia. Infatti le mie prime poesie pubblicabili, e poi di fatto pubblicate, le ho scritte tra i 15 e i 18 anni, alcune di quelle che poi ho tenuto pubblicabili. E qui c'è stato anche questo contatto con la natura, e questo senso della mancanza. Questo senso della mancanza, io ho scritto moltissime poesie sul mare, forse sono il poeta che ha scritto il maggior numero di poesie sul mare, sono più di 100, e molte poesie d'amore. Nell'amore mi dicono, io nemmeno me ne ero accorto, ve ne ho letto una in cui questo si sente chiaramente, ma più che mai, che la connotazione costante è un senso di mancanza. Mancanza perché? Io tante cose ho faticato nella vita, perché tutto quello che sono conquistato è stato con un impegno estremo, ma in amore, mi vergogno a dirlo, sono stato fortunato, anche perché io nemmeno mi piaccio granché, eppure l'amore mi è venuto come un torrente addosso. E allora perché questo senso di mancanza? Perché anche nell'amore più realizzato c'è sempre qualcosa che manca. Manca finché non si realizza l'incontro, l'incastro con l'altro. Manca quando anche il rapporto si stabilizza. Perché? Perché nella routine quotidiana si perde quel senso di immensità che si ha nel momento dell'innamoramento. Nel momento dell'innamoramento ci si spalanca dinanzi a una dimensione che è a misura d'oceano. Poi nel quotidiano sì, c'è il conforto, l'abitudine affettuosa, però tutto questo si impicciolisce un po'. È un po' come tornare a riva portando un secchiello d'acqua dell'oceano che ci spalancava davanti. Ci manca quando viene meno, perché purtroppo l'amore non coincide sempre in entrambi, e soprattutto non coincide con la stessa intensità in entrambi. È nel momento
in cui uno magari ama di più, l'altro ama di meno o addirittura si stacca. Beh, sono queste le vicende interiori che ci segnano e che mi hanno spinto a tante poesie. Questo per quanto riguarda un versante, poi c'è quella della natura delle stelle che è un altro versante. Sì, magari la mia prossima domanda la spingerà a parlare anche di questo. Infatti continua su questa linea interpretativa basata su un'idea di dualismo di fondo, per chiederle come spiega, cosa può aggiungere a quanto segue. Cioè, mi sembra che dai suoi studi, la rigorosità dei suoi studi, della sua infanzia nella Magna Grecia, derivi una propensione quasi archeologica verso la cultura, verso la scrittura, cioè verso un recupero di un'invenzione dell'antico, del mito, fuori dal mondo, che in un certo senso propende alla, anche a una dimensione metafisica, che si sprigiona soprattutto in versi d'amore, come il suo conterraneo Ibico, no? Tra l'altro anche se poi la sua poesia probabilmente può essere accostata a grandi poeti d'amore come quella come Neruda, che lei più volte cita, come Prévert, che spesso ricorda anche in fase di poetica per quanto riguarda un'ispirazione che punta alla semplicità e che ha fatto parlare di grande spontaneitismo fin dai suoi sorti, no? Ma d'altra, e quindi c'è una dimensione quasi da in sé autosufficiente, conclusa in sé, come quell'esperienza assoluta dell'amore che definisce la sua poesia, che sembrerebbe sottrarla dalla modernità. D'altra parte, come stava dicendo lei stesso, lei è sempre stato molto attratto nei confronti delle scienze, quindi delle nuove frontiere del sapere, no? Più volte lei ha dichiarato che l'astrofisica e la fisica hanno sostituito la teologia e la filosofia in particolar modo. E lei stesso si interessa, come suo zio, se non sbaglio, no? Di stelle e astronomia. Quindi come concilia una passione per la poesia e una vena erotica, che contraddistingue anche il suo romanzo, Ricordati di dimenticarla, con l'attenzione invece più epistemologica nei confronti della scienza e della conoscenza, e quindi verso la modernità? Vede, non possiamo dimenticare le espressioni più grandi della poesia che sono state nell'antica Grecia. Omero, i lirici greci, hanno fornito espressione ai nostri sentimenti con parole non superate e forse nemmeno eguagliate. Parole che ci danno un'espressione apparentemente diretta, semplice, ma in realtà vera. Ecco, questa semplicità io credo non deve ingannare. La poesia non deve apparire arzigogolata, il che non significa che non possa essere tormentata nella ricerca dell'espressione giusta. Beethoven tentò 45 accordi prima di scegliere le note introduttive della Quinta Sinfonia, ma quelle note hanno l'inesorabilità del fato, del destino, come se quelle e quelle sole potessero essere lì in quel posto a dirci quello che Beethoven sentiva e ci voleva esprimere. Non voglio paragonarmi a questi grandi, ma voglio dire la poesia, il cui risultato è semplice, come anche quella di Garcia Lorca, che amo molto, in realtà tante volte nasconde un sottofondo. E poi bisogna stare attenti, la poesia non può esprimersi in maniera diretta. La poesia parla per metafore, dice una cosa per farne intendere un'altra. Per esempio, Garcia Lorca, nel suo lamento por Ignacio Sánchez, dice: erano le 5 in punto della tarde. 25 volte ripete questa frase Garcia Lorca: erano le 5 in punto della sera, erano le 5 a tutti gli orologi. E non lo fa certo per dirci l'ora, ma se avesse detto un pomeriggio, un sabato, alle 5 del pomeriggio, la Plaza de Toros di Siviglia, il giovane valente torero Ignacio Sánchez, cioè stava per incontrare il toro, venne trafitto e così via,
avrebbe fatto una banale, piatta cronaca giornalistica, invece dice semplicemente era la 5 punto della tarde. Parole semplici, dirette, ma che hanno una forza evocativa enorme. Niente come quelle parole ci danno il senso della precarietà della vita di un uomo, della valentia di un uomo. Come sposo questa amore dell'antica forma poetica e con forme metriche correnti e con il linguaggio della scienza, beh, io ho ibridato l'espressione della mia poesia con molte espressioni scientifiche senza arrivare a quelle tecnologiche, fatto quasi come sfida estrema nella poesia che vi ho letto prima chiamata Non risposta, però la scienza permea indubbiamente tutta la mia poesia, perché io sono convinto che sulla frontiera più avanzata poesia e scienza si incontrano. La scienza d'oggi non vede direttamente i fenomeni che descrive e quelle che intuisce, nemmeno con i più potenti strumenti rivelatori. Negli acceleratori di particelle si fanno scontrare ad altissima energia particelle in direzione opposta. Ma per vedere cosa? Sì, si vuole vedere nuove particelle, si vuole vedere come nel mondo qualche centesimo di secondo dopo il Big Bang, ma in realtà si vedono soltanto delle strie, delle curvature di particelle che non sono le particelle ricercate, ma sono delle particelle messaggere, rivelatrici dell'esistenza di altre particelle. È un po' una rivelazione metaforica come quella della poesia. E quindi io ho portato una conoscenza moderna, perché certo noi ignoriamo quello che in tanti secoli, in tanti millenni, soprattutto nell'ultimo secolo, la scienza ci ha fatto vedere, con una forma il più possibile diretta, perché diretta ma evocativa, ma metaforica, come può essere la poesia. Il caso più tipico è quello di questo poema, Roaming, che anche esso ha un'origine singolare, come l'esorcismo d'arcelo succio. Mi spiace di non potervi leggere perché è molto lungo, ma anche secondo me, come secondo il professor Valesio, è una delle poesie più intense e più significative della mia raccolta. Ma veniamo a Roaming. Una mattina di settembre 2009, verso le 4:30, non potevo dormire, mi sono alzato e sono uscito sulla terrazza. Io ho una casa a Frascati, che è 300 metri sopra Roma, come sapete, e da dove l'inquinamento luminoso è minore che a Roma. Esco, alzo gli occhi e vedo un cielo stellato meraviglioso. E un pensiero mi colpì, che noi crediamo di vedere meglio con la luce del giorno, ma se la luce del giorno durasse 24 ore su 24, noi potremmo credere che l'universo sia circoscritto a questo pianeta terroso sul quale poggiamo i piedi. E solo quando la luce del sole si spegne, che il cielo stellato ci dà una qualche impressione dell'immensità dell'universo. Rientro, mi metto alla scrivania e tutto il sabato, la notte tra sabato e la domenica, tutta la domenica, la notte tra domenica e lunedì, e lunedì mattina, senza togliermi il pigiama, senza farmi la barba, la mia mano, come il braccio, la telescrivente, ha scritto 602 versi, che su questa nostra condizione, scritti in forma non didascalica, non didattica, ma in forma evocativa, perché naturalmente sono tutte analogie, metafore, vicende varie. Ecco lì, per esempio, si evoca pure la vicenda di Venere nell'isola di Pafo, o quella di Plinio, che guardando l'eruzione del Vesuvio, per continuare a vederla, a guardarla, non scende giù dalla torta della nave e muore soffocato dai gas, perché lì non arrivava la lava, ma i gas si abbassavano. E il capitano della nave gli diceva, scende giù, viene giù, eccetera, ma che fai lì, per chi scrivi? Per chi scriveva Plinio, che stava per morire, per chi scrive il poeta? Ecco, vedete come gli interrogativi ritornano. Però non so se abbiamo spazio per, e se lei accetta domande da parte del pubblico, magari
Non so se lei, professor, volesse qualche domanda da rivolgere all'autore. A me piacerebbe, non so se abbiamo il tempo, prima di passare a approfittare della presenza di Dave Johnson, che concluderà la serata leggendo in inglese le traduzioni di questo nuovo volume Alaconis Online, penso sia in parte una traduzione del titolo dell'antologia uscita per l'Oscar, Una vita per il suo verso, che gioca ovviamente con l'ambiguità della parola verso in Italia, a seguito della quale è uscita poi presso la prestigiosa serie dello Specchio Mondadori, La Stella Promessa, di cui fa parte nella prima parte del libro, che è diviso in due sezioni, il lungo poemetto di 600 versi Roaming, a cui segue una seconda sezione chiamata Password, che è caratterizzata dallo stile tipicamente epigrammatico, forse, no? Che discende anch'esso dalla sua passione per Giovenale, Marziale, magari altri autori della ricca tradizione erotica a cui si ispira Corrado Calabrò. Non so se quindi abbiamo spazio per una o due domande dal pubblico. In questo caso usiamo questo microfono. Grazie. Una domanda la faccio io. Okay. I take advantage of the fact that I'm the host for my first question. Ha scritto lei un articolo per la rivista prestigiosa Poesia, Concetti, in cui dice: salviamo la poesia, uccidiamo i poeti. Ci spieghi brevemente perché per salvare la poesia bisogna uccidere i poeti e che cosa intendeva con questo articolo? Perché ha scritto nel 2000 per la sopravvivenza della poesia uccidiamo i poeti. I translated in English because I think what everybody understood. Dr. Calabro wrote an article for a very prestigious poetry magazine called Poesia in Italy, and the title of the article was Let's Save Poetry, Let's Kill Poets. And I wanted to ask him what he meant by that. Perché negli anni 63 si è affermato in Italia un movimento poetico che forse nell'ansia di valori assoluti, ma anche l'iconoclastia ha un'ansia di valori assoluti, distruggeva qualsiasi raffigurazione pittorica, qualsiasi statua, perché l'assoluto non si può rappresentare. Comunque quest'ansia ha portato alla decostruzione della poesia, alla derisione della poesia, e tuttavia questo movimento ha formato una catena affermando che era poesia solo quelli che appartenevano a quel gruppo, e quindi c'era una preselezione. Prima sapeva: tu sei poeta, quello che scriverai, solo quello che scriveranno quelli di questo gruppo sarà poesia. Questa è una forma, ma così forzata, così innaturale, così contro natura, così degenere di concepire la poesia, che veramente è quello che ha avvelenato la poesia. Si dice che la poesia è morta, la pseudopoesia è morta. La poesia vera può attendere due millenni per venire fuori, la pseudopoesia non dura nemmeno quello che dura un giornale. Ma questo gruppo era molto forte, ha formato una catena che ha occupato parecchie cattedre universitarie in Italia, ha escluso gli altri che non appartenevano a quel gruppo. Io non avevo, perché avevo la mia attività molto impegnativa di magistrato, ma la poesia credevo. Poesia credevo di vederne, di sentirne ancora e di scriverne ancora. Beh, allora, quando dico uccidiamo i poeti, intendo dire uccidiamo i poeti con questa visione del genere, ma uccidiamo anche qualunque poeta che si compiace di sé nel fare poesia, perché il compiacimento è la fine della poesia. La poesia deve imporsi al poeta, non deve, il poeta non deve dire: oh, se comincia a pensare, oh, quanto sono stato bravo a scrivere questa poesia, oh, guardate quanto è intelligente questa forma diversa, questa... No. Il poeta deve essere lo strumento abile, ma quasi inconscio di quello che trasmette. Se si compiace di sé, è un falso poeta, uccidiamolo. Forse
spazio per un'altra domanda, però dopo questa conclusione mi sembrerebbe quasi impossibile trovare una conclusione migliore. Allora io inviterei Corrado Calabro a leggere, visto che è stato particolarmente parco, stranamente per un poeta, nel momento della lettura, una strofa o due da Roaming se le va, perché prima di, dare, di concludere con Dave Johnson. Beh, a chi è della Calabria verrà in mente il terremoto di Messina, poi è stato anche il terremoto di Reggio, perché Messina ebbe 41.000 morti, che indubbiamente sono un numero incredibilmente impressionante, ma su una popolazione di 170.000 abitanti. Reggio ne ebbe 30.000 su una popolazione di 70.000, quindi uno su due morirono a Reggio e dintorni. Tra l'altro io persi il mio nonno paterno, la mia nonna paterna, una zia e, non sorridete, un cuginetto che se oggi fosse vivo avrebbe 110 anni. Tra pochi giorni ricorre il centenario. Faceva un caldo fuori stagione quella notte a Reggio Messina, 22 gradi il 28 dicembre. Erano le 5:20 del mattino e si spense il gas nei lampioni. Anche tu qui credetti di vedere il mare inghiottito nella faglia dello stretto. Si aprirono crepacci nelle strade del centro in cui scomparvero mulattieri e carretti con cavalli. 30.000 morti solo a Reggio. Io persi nel crollo della casa i nonni, una zia e un cuginetto che quest'anno avrebbe 101 anni, l'epoca di pubblicazione del voto. Il mare sommerse la punta di Pellaro per oltre un chilometro. Sono abitati dai pesci le case sott'acqua, da ragazzi passavamo di stanza in stanza a pesca subacquea. Era rimasto tra gli altri sepolto il sindaco di Reggio, Tripepi. Stavano togliendo con cautela l'ultimo strato di macerie quando arrivò Vittorio Emanuele. Proprio a Reggio era stato salutato per la prima volta re d'Italia, sbarcando al Cippo da un incrociatore dopo l'assassinio di suo padre. La folla si sporgeva sulla fossa mentre ormai il corpo affiorava. «Allegro, sindaco, allegro, c'è il re!» gli gridavano eccitati. Venne fotto del re, si poté leggere sulle labbra terrose del sindaco mentre esalava l'ultimo respiro. Thank you, Stefano, for asking me to be here. Good luck to Rizzo and Paolo, to Corrado for his poems, and for two people who should be acknowledged tonight, the translators of this, colleagues and friends of mine, Moira Egan and Damian Abemi, who live in Roma. When they asked me about this and said, would you like to read these poems? I said, absolutely. I said, what do you think of them? I said, there's a poetry here that resonates with a graceful music that's so natural and so exact. It delves into the physical world with a spiritual energy full of insight and compassion. The poems of Corrado Calabro. The same risk. Rationally, of course, the sea is a risk. But I never felt it as such. You've got to take the sea as it comes, just like that. With its own inconclusiveness, bringing to your breast with every stroke a slight wave that you cannot hold. There's no other sense in pointing out at the sea, where the water is honeyed by the sunset, if not in keeping your cadence until your arms collapse and extinguish in the sea the wish to reach by swimming the threshold that marks the brim of a new day. If then,
You turn on your back like a bloodless swordfish. The sky opens its wide, empty gaze on your weakened eyes, swollen with water. But your body hovers in a hammock that holds it the same way love does. In the age when you haven't reached your reason yet. Past that age, love is a risk. The more treacherous, the more we think about it. You go to meet the sea as it comes, in a boundless inconclusiveness, feeling the slight touch at every stroke of a caress that you cannot hold. It's a bet you have to make and take it to its final inconsequence. The saddest thing is to fake the strokes on the waterline instead of swimming. Stripped lives. I hold back your hand on the threshold. I follow the lift with my ear. With it, with you, goes down parallel to that trifle that is love. I braid myself to the spiral of the staircase as I once did to the dance of your step. I stray for hours in your days. I penetrate the present of your body. And more than ever, I screw myself to your life, but like a strip screw. Apparition. Oh, gorgeous. But I don't know what makes you so. Maybe the vaguely Florentine air of the neighborhood. You dash by murderously, brushing by, almost running over me. I curse you with the name of the profession, formative and familiar, that your mother practices around here. But tu tengai, as if that praise weren't meant for you, nor well deserved. And you make leeway with a whirl at the traffic light. My eyes are polarized by the back of your neck, helmetless. That goes off in perspective between the tram tracks and my heart. Who knows why, you discourteous Amazon? The way the trams did once upon a time, clang, sluggish hands, faltering knees, my tongue intimidated and retraced. In New York, all New York poets have a train poem, so I couldn't resist this one. You guys who know my work know my train poem. This one's called Tram Number 2. What a thump in my chest when tram number 2 appears. Supple, it turns the bend. It runs with narrow flanks down the straight. Suddenly it appears under my window, and it looks as if it's going to miss its stop. But then it halts, just a bit down the road. 2 people get off. No, only 1. She sheds her hair, crosses the street, lifting her umbrella. It's a girl, a woman, around 30. It's not you. It suddenly rushes close. It suddenly rushes close to my chest, your youth, and makes it swell like springtime earth. You kept leaning on your elbow with an iPod in your dreamy ears. A robin watches us through the panes, tilting its little head on one side with a tiny thrill. It seems to be asking, whether by chance, are you listening to Chopin? How many leaves on the ground along the boulevards of the Flaminio district during these first days of November, when they haven't even started to pick olives in Calabria? When I was a boy, riding my bicycle, the wind hit me head on, pushing me backwards on the long straight stretches of the Ionica Road.
But when the sirocco was blowing, right out of school we ran to swim naked in November, one last time in the warm sea. Mm-hmm. I slide next to you and take the earphones from your ears. My caress flows down your body. With the back of my fingers, I touch very lightly your startled breasts, your nipples, turgid as grains of Coniola grape. Ah, irrepressible. The craving to love awakens anew with the tide and overwhelms us into unconsciousness. But above all, I missed you from the start, like water to the thirst of the desert. I miss you when I walk beside you, two trains on parallel tracks. Don't travel in the same direction, except for a short stretch. I miss you when I'm with another, just as the arrow is missed by a wound that after its extraction bleeds to death. Each day I miss you, and everywhere, because your absence is never elsewhere. Within the North. Do I like you? Well, what a question. Come on, where are we? In some corny TV show? And what are you? A particular vintage of wine? A silly movie? A new dress? No, you don't love me. Then at least just say that. Say what? What do I have to say? Why then don't you ask me? Do you like air? Do you breathe it in or out? Do you still want it? Or is your mind on something else? Nonetheless, you see, 20 times per minute, usually, I half open my mouth like a grouper on the hook, and I breathe just like that, naturally, without thinking, without uttering a word. But do you? She whispers in a toneless voice, her lips pressed against my shoulder. I do not withdraw my hand, and I do not clasp hers. What is wrong? What is missing? Why do you want to question me within my eyes after our wild hand-to-hand fights? Oh, no. I will not be the one to wedge in an apostrophe to highlight a mistaken identity. Let apostrophize love not divide what in the lovers was merged by sex. Garrotto asked me, he said, oh, but first he said, you're really young. I think he text messages a lot more than me, I'll just put it that way. La bendicina. Sure, they were over the top, our delirious text messages. They were alphanumeric overlappings of punctuation, numbers, interstices, haphazard capitals, tip-typed with trembling fingers. They chased one another like streams, craving a sea they've never known, like spermatozoa of which a single one is fated to survive. La bentia sina. They stay with the sender, desires uttered with unmoving stars, and text sent when there is no field. I don't reread them, and I haven't erased them. I am at the unguarded crossing, waiting for a train on the track of a shut-down railway. All around, poppies are blooming on this Friday, June 28th, on which even the cats have left town. What remains is the amazement of the night that, like that train, hasn't quite arrived. And he read this one, so I'll have to read this one. Password, this is a quick one.
password. It weakens the immunity to love, to have given you my password. Summer shall come. Summer shall come, and you shall have your little dress. Yes. Okay, one more. Let's see. This is a real pleasure to read these poems, and I trust that you'll read them in both languages. I think we need more translation going on in this country. There's not enough, and certainly not enough, of Italian poets in the language. Jessica, who rising up. Oh, Jessica, who rising up on your long, long legs, startled this morning. Your coming forth is like drifting on water and mindlessly blots out and surpasses the step of all other women. Ah, Jessica, who rising up with no innocence on your long, long legs, you halt awakening midstream and hold hostage the dream. Since that Corrado Calabro poem translated very well in this New York evening, this New York setting, and it has to be a train poem, it better be an express one. And but if they work so well in English, also thanks to this wonderful performance by a dramatist like Dave Johnson had. I think also they are all very pleased, and thank you for reading this poem. Allora, abbiamo tempo ancora per due domande dal pubblico. Yes, I was wondering if the author believes that the social networking and the constant electronic happening will change poetry, make it larger or smaller in society and in people. Piaccio o no, ormai il pianeta è un villaggio globale, grazie alle telecomunicazioni. Oggi si può avere la segretaria a Hong Kong, oggi un ragazzo di Frascati può parlare con un ragazzo del Connecticut meglio che con il vicino di casa. Questa è una realtà irrefutabile che non possiamo respingere, è la nostra realtà. Io addirittura temo a volte che il mondo reale non diventi una proiezione di quello informatico. Certo, ci sono dei vantaggi. Oggi, per esempio, si può ricercare con Google o con altri motori di ricerca qualsiasi cosa, e quando io ero ragazzo il problema maggiore era trovare le fonti delle ricerche in una citazione. Oggi si digita e la si trova subito. Ci sono anche degli svantaggi. La sovrabbondanza di informazioni può portare a una nuova ignoranza per eccesso caotico di informazioni. Oggi non c'è più un filtro prima e vengono meno anche alcuni referenti che accreditavano una versione piuttosto che un'altra, le università, alcuni prestigiosi professori, alcuni noti e stimati critici. Oggi tutto passa come un fiume torbido e scorre via,
e in questa sovrabbondanza si può finire in una nuova ignoranza per, se non si sa selezionare, mettere in sequenza, finalizzare a uno scopo la nostra ricerca, altrimenti siamo trasportati via in una maniera confusa all'inizio e confusa alla fine. Un'ultima domanda? I think we finished the evening with a perfect note. Both Patrizio Cagnoli and Paolo Valesio underline how the poetic itinerary of Corrado Calabro extended from sort of the first poems of his youth, when he talks about the flowers and his land, and the last one, Dimmelo con un SMS, tell me with a text message. So this new perspective, and not denying it, but embracing what is new and what can be turned into poetry, even within the limits of the 160 characters of a text message. So I think it was a great question and of course a great answer. Before we depart, I would like to remind you that we printed a little flyer with the upcoming appointments of the series Poetry and the City, and that you can pick one up at the exit. I remind you also that there are books by Corrado Calabro for sale also at the entrance here to the auditorium. And please stay with us upstairs. We're going to have a toast and chocolate offered by Ferrero. We talked a lot about love this evening. We had Valentine's Day last week. Spumante and chocolate. What else can you want to finish? Thank you. Thanks again very much to the curators, the spiritual fathers of this series, Paolo Valesio and Patrizio Cagnoli. Thanks very much to Dave Johnson. What a performance day. We really appreciate it. You didn't only lend your voice, but your soul to Corrado Calabro's poem. So we're very grateful for that. And of course to Corrado Calabro, for his love for poetry and for having managed to be a full-time poet doing other things full-time and very well. Thank you all very much for being here.